Dalla quadreria all'antiquariato, dalla ceramica alla scultura, dall'oggettistica alle scarpe, da Innocenzo, da Imola, Bertozzi e Casoni, la fondazione della Cassa dei Risparmi di Imola per la prima volta apre le porte dei suoi tesori e riflette sull'opera d'arte. Tra pittura, scultura, arte della calzatura, moda, ceramica, manoscritti, arredamento, artigianato, Filippo Daverio ha inaugurato il percorso di conoscenza che svela l'identità di grandi artisti accomunati da una forte relazione con il medesimo territorio emiliano-romagnolo. Dal 4 dicembre al 7 di febbraio la collezione vi aspetta a Imola presso Palazzo Sersanti. Presidente Santi, questa sera presentiamo la collezione, anche perché ogni anno sotto Natale siete usuali a regalare agli spettatori che verranno in tanti, come la mostra di anno scorso immagino, a vedere quello che la Fondazione quest'anno espone, che è veramente qualcosa di molto interessante, che ha un suo scopo. La collezione è citato, mi sembra, da qualche parte nell'introduzione del libro, direi l'indicazione giusta, l'attributo giusto per questa mostra, perché di fatto raccoglie tante opere d'arte di alto livello, di livello più mediocre, e fatti artigianali. Partiamo dalle prime immagini, le prime sculture che abbiamo di fine del 200 ed arriviamo fino ad oggi attraverso una serie di così variegata di composizioni culturali. È spiegato bene, ci spiegherete bene questa sera, che quantificare questa roba sarebbe sbagliato. Perché? Ma è sbagliato perché innanzitutto la cultura non si quantifica mai, la cultura si valuta, si apprezza e deve entrare anche nel nostro modo di ragionare e di pensare. Certamente, almeno per me, e come penso per tutti ovviamente, che ho assistito alla messa in opera della mostra giorno per giorno, ed è durata quasi un mese, difficile come impostazione, ha aperto lo sguardo su tante cose del nostro passato che sono estremamente importanti, quelle fanno cultura. Cultura e storia soprattutto di una città, e la Fondazione anche ha questo scopo, appunto quello di mantenere alta la vivacità su quella che è stata e quella che è anche attualmente l'arte, ma non solo, tutto quello che vive nell'arte, vive di arte. Anche quello che sarà, e quindi noi speriamo che ci sia la possibilità di continuare a farlo. Se la tassazione non ci ammazza del tutto, visto che ha già fatto un bello sforzo per farlo, noi ci riteniamo di essere ancora solidi, e quindi il budget che tutti gli anni mettiamo a disposizione per l'acquisto di opere d'arte continueremo ad usarlo, e quest'anno l'abbiamo usato anche per delle cose non solo antiche, non solo dell'altro secolo, anzi di due secoli fa, ma anche per delle cose molto moderne come i Bertozzi e Casoni, che sono anche in esposizione. La collezione si compone di un primo nucleo, poi ci sono le acquisizioni e le donazioni non ultime. Donazioni importanti, soprattutto perché il dottor Savini, che segue tutta la parte culturale, ed è bravissimo perché assieme al dottor Vignazzi ha sovrinteso alla costituzione della mostra, si è andato appassionando di fotografia. Non potremo mai arrivare alla collezione della Fondazione di Modena, che ha dei veri e propri capolavori, però ci sono alcune raccolte fotografiche, l'una dei primi del Novecento e l'altra dal secondo dopoguerra in avanti, che sono spettacolose. Alcune di queste sono poi quelle che illustrano il nostro catalogo agenda, che si chiama Andiamoci dietro, che tutti gli anni noi editiamo da ormai 6 anni. Presidente, possiamo dire che la condivisione caratterizzi un po' questo vostro lavoro, poi il lavoro di sempre della Fondazione? Il coinvolgimento, che è una cosa un po' diversa. Il coinvolgimento ci prende dall'interno, la condivisione viene quando tu hai visto e critichi. Invece qui c'è proprio, direi che c'è una forte fiducia nelle persone, nell'attività che fa la Fondazione. Adesso l'attività culturale e artistica è una cosa, ma soprattutto credo che la carta vincente sia stata per coinvolgere gli imolesi, gli abitanti del nostro territorio allargato, sia stato l'aiuto alle categorie deboli, che noi come Fondazione effettuiamo in maniera rilevante.
Un bel regalo in ultimo, in chiusura, che voi fate alla città di Imola, ma non solo. E questa sera ci sarà niente meno che il professor Daverio a spiegare anche un po' quella che è questa grande collezione, non solo collezione. Collezioni importanti, poi non è un regalo che facciamo alla città di Imola, lo facciamo a tutti noi e restituiamo alla città di Imola quello che è stato suo, ed è ancora suo, rimane qui. Don Giovanni colleziona perché non è mai soddisfatto, come alcuni acquirenti d'arte contemporanea che continuano a comprare perché sperano un giorno di trarne piacere. E allora si riprende, se non si finisce più. Alibaba è l'opposto, Alibaba mette via perché ti esaurizza, non interessa neanche in realtà ciò che possiede, l'interessa sapere quanto vale ciò che possiede. La fondazione bancaria è completamente diversa, ha un rapporto di dialogo con la comunità d'appartenenza, tiene a conservare la memoria della comunità. C'è un altro mestiere, non c'entra né con Don Giovanni né con Alibaba, è un altro modo di collezionare ancora, e quest'altro modo di collezionare dà poi dei risultati concreti, soprattutto perché si applica ad una vita che non è necessariamente quella dei più grandi livelli artistici, così come pensiamo debbano essere in base alle case d'asta mondiali, ma lo fa stando attenti ai dettagli che l'hanno fatto. Questo armadio di scarpe che abbiamo dietro a noi degli anni 60 è per l'identità locale importante quanto un dipinto che c'è dall'altro lato, ma il dipinto di Valenti che c'è dall'altro lato a sua volta è importante perché corrisponde alla conversione di un romano che diventa un po' più nordico venendo ad Imola. Allora, tutti questi elementi fanno la storia, e questa storia serve a formare l'avvenire, perché serve a generare ancora caratteri che siano suscettibili di giocare un ruolo nel mondo, serve a formare un'intelligenza tattile, visiva, un'intelligenza dei sensi, che è uno degli strumenti della nostra competizione. Un'altra bella dichiarazione che ha fatto questa sera, sempre qui in fondazione, è che lei sa come salvare l'Italia. Beh, mi è piaciuta come... e noi l'abbiamo ascoltata attentamente. Sì, ho detto adottando i ricchi del mondo, non solo i poveri, adottando i ricchi, perché l'Italia è ancora depositaria di una sapienza della qualità della vita che molti che sono diventati ricchi non hanno mai acquisito. Cioè, noi abbiamo la possibilità di spiegare come si vive, e devo dire la verità che negli ultimi anni siamo stati anche capaci di recuperare una parte di questa qualità. Cioè, un centro come quello di Imola rispetto a ciò che era 50 anni fa è molto più bello oggi, perché ha avuto la capacità e l'intelligenza di conservarsi, di ammodernarsi, di diventare competitivo e come tale di essere missionario. L'augurio che fa la fondazione? Far da missionario.